illuminato? Si è illuminato, si è illuminato. Pietro? Cetto? Dov'è? Lo vedo, eccolo. Ragazzi, siamo davanti al castello di San Mezzano. Eccolo qua. Madonna. Sei bombale. Ascoltate. Allora ragazzi, veramente castello stupefacente. Vi ho fatto vedere le riprese col drone, credo che parlino da sole. Un posto veramente incredibile. Questo castello è uno dei più particolari mai visti, tra i più belli sicuramente in Italia. Purtroppo è in stato totale d'abbandono, anche se è custodito ed è videosorvegliato, ovviamente non si può entrare all'interno. Però merita comunque poter fare una passeggiata qua nel parco e poterlo vedere solamente da fuori. Veramente un peccato non poter entrare. Mamma mia, davvero. In questa meraviglia, ragazzi, cioè impressionante. Molto molto particolare. Cioè le foto non rendono, ma wow. Wow. Niente, adesso facciamo un giro per il parco, che ci sono anche altre strutture, quelle ovviamente abbandonate, per cui quella e una là in fondo. Adesso andiamo a vedere. Vietato l'accesso, ragazzi. Mannaggia. Guardate l'ingresso, non è particolare, cioè.
Qui c'è una finestra aperta. L'orologio. Wow. Ma poi quella cosa è una chiesetta? L'hai vista te? Sì, solo che dentro non c'è neanche. No, vabbè. Vabbè sì, immaginavo. Sedimenti strutturali. Diciamo che da fuori rispecchia ancora quella che è una chiesa, ma all'interno no. Capito. Questo è il famoso Castello di San Bezzano, ragazzi. Ok, allora scendiamo e andiamo a visitare le altre location. Ci sono qui nel parco. Questa piccola chiesetta, cos'è? Sì, è una chiesa. Una cappelletta. Vediamo anche un po'. Questo con uno stile molto eclettico, quindi. Sì, però diciamo che all'esterno qualcosa è rimasto. Carina, eh? Però all'interno è tutto. Vabbè. Tutta buia, non si vede niente. Andiamo a vedere un'altra struttura che manca. Un mega pozzo qua. Sì. Sai, tipo, sì, è vero, Zelda. Essere qui è veramente emozionante. Peccato non poterlo visitare. A parte se era visitabile nel modo in cui lo facciamo noi, dentro non era così tenuto per bene. Quindi da una parte è meglio così. È un pozzo, tipo. Boia. Ed eccoci qua. Ah, questo sicuramente è messo veramente male. Porca miseria. Mamma mia. Carina. Particolare. Ok ragazzi, entriamo dentro e ho dato in mano a Valentina K2. Vediamo un po'. C'è qualche presenza. Vabbè, è messo male. Sì, è messo molto male. Sì, sì. Come so come l'hai messo male? Mamma mia, davvero. Qui si rischia. C'è qualcuno qui con noi che vuole interagire? C'è qualcuno che vorrebbe parlare con noi in qualche modo? Se vi avvicinate allo strumento che ha in mano una ragazza con le lucine, la lucina verde, se ti avvicini si illumina e va dal verde al rosso in base alla tua energia e la tua potenza. L'energia la puoi prendere dallo strumento ma anche da noi, se vuoi. Cosa cazzo? Ho sentito... Si è illuminato. Lo fai illuminare ancora, per favore? Che miseria. Ci puoi dire come ti chiami? In questo modo non so come riesce. No, infatti. Se vuoi puoi parlare anche con la tua voce. Vuoi parlare con noi? Guarda la torcia. Sì, è vero. Sta sfarfallando. Sì, è vero. Dopo voi infatti io la sento l'energia. Sì? Sì, io la percepisco l'energia. Qui, dalle mani in su.
Ti andrebbe di parlare con noi con uno strumento? Che ti permette di sfruttare la tua voce? Sì, sì, fallo illuminare. Vuoi parlare con noi attraverso uno strumento? No, la torcia. Guarda la torcia. Oh, si sta... come scaricando. Era la tua casa questa? Dovrei documentare su chi hanno già qui dentro, non so che... Sì, questa dovrebbe essere dei panciatichi, come c'è scritto all'esterno, però è stata abitata, da come ho letto, da più famiglie, ecco. Qui c'è il bagno, vedrai. Boia. Guarda che vasca piccolissima. Sì, infatti. Ah, perché ti ci sedevi dentro? Sì, ti sedevi dentro. C'è qualcuno qui con noi? Qualcuno che è morto qua? Vogliamo soltanto... Aspetta, c'è lì. No, ci sono delle scale su. Stavo andando di là. I sotterranei. Vediamo un po' dove porta questa scala. Cantine. Aia, aia. Che c'è? Ci sono delle candele. Candele, una rossa e delle bianche. Cioè, è tutte messe in cerchio, eh? Boh, comunque nel senso che ha senso accendere delle candele qui dentro. C'è qualcuno qui? Mi dici come ti chiami con la tua voce, dillo. Tanto la telecamera sta registrando. Io ora accendo un secondo lo strumento e lo appoggio là. Allora, ho acceso lo strumento che si chiama il portal. Vi permette di parlare. Mi dite chi siete, come vi chiamate? Oh, guarda. Grazie per aver venuto lo strumento, però devi parlare con lo strumento. Quello che vi permette di usare la voce. Si illumina. Come ti chiami? Ci ripeti il tuo nome? Pietro. Da chi fu abitata questa struttura? Conoscevate delle persone che alloggiavano lì dentro, degli inservienti?
o proprietari. Ha molta storia quel castello, ovviamente. Ah, sapere che in diretta non è semplice capire quello che dicono, però a caso con le cuffie, analizzando per bene, riesci a capire quello che dicono. Guardate. Sì. Voi tre. Il tre è a chi è prima sentito? Anche te adesso? Sì, voi tre. Voi tre, di nuovo. Ma voi tre? Noi siamo un due. Secondo voi, parlo voi presenze che siete legate a questo luogo, nel castello ci sono delle entità? Delle anime perdute, anime perse? Nel castello qualcuno è morto qui dentro? Il corpo è qualcosa, ho capito. Diteci qualcosa, raccontateci qualcosa. Vi lasciamo due minuti per parlare. Diteci qualche informazione, non so. Cosa facevate in questa casa? Ci dite il numero esatto di quanti siete qua dentro? Va bene, comunque niente. Grazie per aver parlato. Abbiamo fatto una piccola sessione per metterci in contatto con voi. Vi ringraziamo per aver risposto, insomma, alle nostre domande. Si spera di aver ottenuto delle risposte. E andate in pace. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Arrivederci. Non lo so. Ma a volte ci seguono perché magari trovano delle persone che sono, cioè, nel senso che a cui si legano, ecco. Sì, sì, no, persone lo so, buone, lo so. Quindi sì. Allora, niente, ragazzi, abbiamo svolto una piccolissima indagine all'interno di questo edificio che è praticamente accanto al castello. Insomma, abbiamo avuto dei riscontri, avete visto, molto molto interessanti. Che dire, adesso ci dirigiamo praticamente di fronte al castello, vediamo se magari fare anche una sessione di metafonia. Sì. Se riusciamo, ovviamente. Senti che è fredda qui? C'è di K2? È acceso. Ok. Dai, se c'è qualcuno all'interno, affacciati alla finestra. Fatti vedere. E fatti sentire. Ecco, qualche presenza che si trova all'esterno. Sai, la loro energia è ovunque, nel senso. Sì. Ti affacci alla finestra? Il sensore di movimento, l'hai visto? Sì, esatto, ho visto, visto. È rosso. Potete illuminare una stanza? O il nostro strumento? Ti mangio la cenerentola. Abbiamo acceso uno strumento che vi permette di parlare. Anch'io l'ho capito. Oh.
C'è qualcuno? In quale stanza del castello vi trovate? Vi fa piacere la nostra presenza? Come ti chiami? Ha detto un nome, però forse era un cognome. Come ti chiami? Vivi all'interno del castello? Ci puoi ripetere il tuo nome? Quindi ci sentite in qualche modo? Ci state guardando? A volte le presenze non riescono a vederti, eh? Vedono nero. A volte loro ti sentono ma non ti vedono. Poi a volte ci sono presenze che ci hanno detto che riescono a vederci anche a colore addirittura. Addirittura. Una cosa molto particolare. Sapete dire il nostro nome? Valentina? Ho sentito? Aspetta. Come mi chiamo io? Mi buio, ragazzi. No. Che c'è? No, ci sono. Fate qualche rumore? Allora, intravedo una finestra con una tenda all'interno. Riesci a farla muovere quella tenda? Quella là in alto che la sto illuminando? Sì, sì. Falla muovere. Toccala. Cioè, veramente si muove. Dai, dai, che ce la fai? Provaci. Qualche presenza che faccia questa cosa per noi. Sentito? Cosa? Il rumore? Un animale. Che sono? Siamo poi l'avevo sentito, calabroni di merda. Dice che siano legati a presenze negative. Le farfalle sono presenze positive. Calabrone è presenza negativa. Io finora ho visto soltanto farfalle. Va bene, grazie per aver parlato con noi. Vi preghiamo di rimanere qui e di non seguirci. Chiunque abbia comunicato con noi, interagito quest'oggi. Ciao. Grazie, ciao. Esatto, sarebbe figo entrare dentro. Tutto permesso e tutto. Allora ragazzi, il video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto. È stata un'avventura qua al castello, molto interessante, anche se purtroppo non siamo entrati all'interno, ma come già detto diverse volte, merita lo stesso una visita. Che dire, iscrivetevi al canale, un bel commento, un bel mi piace a questo video, un saluto ciao anche da parte di Valentina che mi ha accompagnato oggi, e come sempre ci vediamo al prossimo video. Bella. Grazie.